Pogba prova a metterla giù, Pogba al volo e c'è il gol di Mario Mandzukic per l'1-0 sotto porta, il tocco di Mandzukic, quinto assist e tre gol in 5 partite per Pogba. Io penso che si stanno lamentando i giocatori di fuori gioco. No, non ti ricordava niente questo calcio d'angolo, quello che ha fatto col Milan. Pogba sul secondo palo, un po' una leggera spinta per liberarsi, sì. E poi la conclusione. Là con il giro era andata dentro direttamente, qui c'è stato il tocco di Mandzukic. Penso che si lamentino per quello. Perché non può essere fuori gioco. Dobbiamo rivedere prima sul calcio d'angolo, no. Posso pensare solo a quello. Mi sembra. Da quello che abbiamo visto sembrava più netta quella col Milan, forse di spinta, qui forse una leggera trattenuta. Cioè, dobbiamo vedere proprio da quando parte la palla, poi lo vedremo con lo Sportello. La quadratura larga e ci fa vedere meglio. Una faccia finto cattiva, decisa. Palla bassa, Rugani non arriva, poi Bonucci a terra in area di rigore. Calcio di rigore. Trattenuta all'interno dell'area, se non sbaglio, di Gentiletti. Adesso andiamo a vedere. Ha trattenuto Bonucci che si è lasciato andare, però dopo la trattenuta, calcio di rigore per la Juventus. Eccolo qui, la trattenuta, poi lo lascia. Sì, qui è dove lo tiene, qui lo tiene, questo che ha visto. Lo molla, Bonucci a questo punto un po' si tuffa, però la trattenuta c'è stata, l'abbiamo vista nettamente. Si lascia andare. Sì, non è solare questo rigore, Fabio, però l'abbiamo visto la maglia proprio tendersi. Diciamo che se ti tira la maglia è possibile che cadi in avanti, questo sì, però proprio per una legge della fisica. Sì, perché poi ha cercato di saltarlo per andare a recuperare, sì, il pallone, e allora a quel punto ha trovato anche l'ostacolo dei piedi. Era vicino e poi soprattutto secondo me l'assistente di porta ha visto la maglia che si allungava. Paolo Dybala, 2-0. E adesso 2-0 e 10 uomini per la Lazio. Non è più complicato, è quasi impossibile. Gol all'andata, gol anche al ritorno da parte di Dybala contro la Lazio. Torna il gol su calcio di rigore. Apre l'interno piede, forte alla destra di Marchetti, che intuisce la traiettoria, ma non può far nulla. Sono furiosi comunque i giocatori della Lazio per questo rigore. Lui ci ha continuato a protestare e si è appena preso un giallo per questo. Sta per entrare e basta. Naturalmente prenderà il posto a destra. Eccolo qua, lo vediamo ancora, fa guarda come lo tiene. Sì, lo tiene, non lo lascia mai, guarda, lo lascia solo dopo. È vero che non è una trattenuta clamorosa, però è aggrappato a sta maglia da per terra. La sfortuna poi che la palla è rimasta lì. Questa squadra ancora una volta ha dovuto ripiegare sul 3-5-2. Khedira con Dybala in mezzo, Khedira l'ha visto. Paolo Dybala! E sono 16. Era solo questione di tempo, Fabio. Giro palla e la Lazio appena si scopre si alza. Inserimento del centrocampista senza palla con Dybala che da dietro va a ricevere la palla di Khedira e non ha difficoltà a battere Marchetti. L'eletto, così lo chiama Daniele Adani. Ma lo chiama così da quando aveva 16 anni. Da sempre lui vede in questo ragazzo qualcosa di eccezionale, che può arrivare a raggiungere il pallone d'oro. Effettivamente sta crescendo tantissimo. Qui controllo di sinistro e la scarica in porta di destro. Di destro. Perché forse, vedi, l'aveva un po' controllata male.